Risposte certe sul futuro delle naiadi di Pescara ancora chiuse. Questo è l'obiettivo del presidio permanente partito oggi sotto la sede della Regione Abruzzo a Pescara e istituito da una rappresentanza dei lavoratori della struttura. Una ventina i lavoratori della struttura sportiva che hanno chiesto risposte alla politica locale. Siamo qui oggi in presidio e abbiamo comunicato un presidio permanente sotto la Regione, che voi sapete insomma è la proprietaria di quell'impianto, per provare a dare una prospettiva subito, immediata, quell'impianto che deve riaprire e poi trovare anche delle soluzioni di più lungo respiro. Abbiamo appreso dalla stampa e poi anche con le interlocuzioni con alcuni soggetti istituzionali della validità, o meglio dell'idea di tornare a reinvestire sul project. Noi non abbiamo mai manifestato una contrarietà, per noi l'importante è che quell'impianto riapra. Noi siamo un'organizzazione sindacale, quindi è ovvio che la nostra prima preoccupazione evidentemente sono i lavoratori che ci lavorano. Parliamo di 60 famiglie fra lavoratori a tempo indeterminato e i cosiddetti collaboratori sportivi, anche lì abbiamo aperto un'avvertenza a livello nazionale su che cosa significa oggi essere un collaboratore sportivo in un momento di pandemia generale per il nostro paese. Dobbiamo praticamente dare delle risposte a questi lavoratori che da troppo tempo ormai non si capisce nemmeno più le ragioni per cui quell'impianto è chiuso, quando invece tutti gli altri impianti hanno continuato a lavorare alle condizioni previste dai vari DPCM e oggi sono tornati in piena attività, perché sapete bene che gli impianti, le palestre sono tornati a essere agibili seppur con delle precauzioni previste all'interno dei protocolli di sicurezza. Al fianco dei lavoratori si è schierato anche una delegazione della Lega guidata dal segretario regionale Luigi Deramo. Il primo obiettivo è chiaramente quello di far ripartire una struttura storica che ha rappresentato un vero e proprio punto di riferimento per il mondo dello sport e del nuoto, non solo nella città di Pescara ma nell'intera regione. Poi chiaramente la Lega ha una posizione abbastanza chiara, cioè quella di garantire una gestione pubblica attraverso il comune di Pescara, e la nostra posizione è anche sostenuta da una mozione, ordine del giorno votata dall'unanimità dal Consiglio Comunale di Pescara. Quindi credo che questa sia la soluzione migliore per dare delle risposte certe non solo per quanto riguarda l'apertura ma anche per quanto riguarda i diritti dei lavoratori con i quali oggi e per i quali oggi siamo anche qui al loro sostegno, ma anche di tutto il mondo delle associazioni sportive e di tutti coloro i quali avranno intenzione di usufruire di questo impianto. Il nostro obiettivo è quello di sollecitare la Regione ad accelerare i tempi al massimo, quindi chiudere con il Comune di Pescara questa convenzione e ridare uno spazio storico e importante alla città e all'intero Abruzzo. Intanto, tramite una nota stampa, la società teramana Petruzziana Sport ha chiesto espressamente alla Regione Abruzzo di valutare la possibilità di affidare in concessione, anche temporanea, l'impianto adriatico, precisando come la stessa sarebbe in grado di riaprire l'impianto in tempi celeri dalla firma del contratto. Mentre, continua nella nota la società teramana, apprendiamo come sarebbe stata convocata una società di Roma, arrivata terza nel bando, già scaduto, a cui affidare la gestione delle naiadi.